Una sconfitta che può servire alla lezione. Perché può servire alla lezione? Perché perdere con questa SPAL, perdere in questo modo contro una squadra che sporca del tutto poi il match una volta trovato il vantaggio, è perdere quando sei convinto di essere un nobile. Il Cagliari, che è stato schierato quest'oggi, ha messo dentro tutti i suoi pezzi forti. Aveva insieme Hernandez e Rog, aveva insieme la Padula e Makumbu spostato nella zona interna. Era una squadra che sul piano del ritmo e della qualità di gioco, soprattutto nel primo tempo, poteva effettivamente castigare qualsiasi squadra. Ha giocato da nobile, ha giocato da squadra che tecnicamente può permettersi determinati giocatori. Però in Serie B non basta. In Serie B, per poter vincere, devi avere la nobiltà, ma devi avere anche quel sacco spirito di sacrificio e quella concretezza che deve servire a trasformare tutto, anche il lusso, in termini di gol. Il gol non è arrivato, pallonetto sbagliato dalla Padula e tiro fuori di Mancosu, e è arrivato invece quello della SPAL. E una volta che la SPAL si è trovata in vantaggio, ha difeso in tutti i modi il suo vantaggio. Lo ha difeso anche grazie a una cappellata, la cappellata di quella politica che porta a Cagliari dei giocatori che dovrebbero risultare, dei giocatori che potenziano l'11, la rosa, che teoricamente non dovremmo avere e che dovrebbero portare più in alto la qualità, e che invece sono dei ragazzi, probabilmente di grande prospettiva, che hanno tutto da imparare e che all'improvviso, senza avere l'esperienza dovuta, si inventano un fallo a centrocampo del tutto inutile da lasciare la squadra in 10. A questo punto Cagliari è ancora più in difficoltà, con la SPAL che prende coraggio di fronte a un 11 che si era proposto con grande fluidità. Devi tentare di rimediare a quello che è successo nel campo, devi giocare 10 contro 11. Giochi 10 contro 11, ma malgrado abbia l'uomo in meno, pur avendo qualche spinta in più, riuscendo talvolta a manovrare in modo fluido, non pensi che comunque quei 10 giocatori hanno a disposizione anche dei compagni. Nel calcio moderno si dice che si gioca in 16. I cambi Liverani li fa al 77esimo, quando ormai mancano solamente 10 minuti, quando il Cagliari ha già perso tantissimo tempo, anche nervoso, a andare dietro una SPAL che drammatizzava qualsiasi contatto e che alla fine si è ritrovato solamente nel finale a giocare 10 contro 10. Il rigore, altro episodio determinante che poteva cambiarti la gara, cioè arriva un colpo di mano all'interno dell'area di rigore che ti permette di poter pareggiare il match quando manca ancora mezz'ora alla fine. Del rigore se ne incarica la Padula, altro nobile che deve ricordarsi che però ha mangiato il pane duro e che ci serve anche quello nel momento in cui non si ha altro da mangiare. Invece di andare a calciare come calciano quelli arrabbiati, è andato a cercare di piazzare un pallone come fanno i nobili. E il nobile stavolta si è visto il pallone ribattuto dal portiere. Anche in questo caso il gol fallito, come aveva già fallito nel corso del primo tempo. Insomma, alla lunga queste sono le occasioni che devi sfruttare. Non ti puoi permettere di pensare che ogni volta tu riesca a rimediare a quello che succede nella prima ora. Stavolta ha sbagliato tanto anche Liverani fin dall'inizio, perché non puoi giocare senza un battitore di calcio piazzato che molto spesso ti ha salvato in altre situazioni. I cambi fatti in ritardo perché è rimasto a guardare la bellezza della prima squadra, che effettivamente dal punto di vista tecnico lo era. Insomma, alla fine rimediamo una sconfitta che può essere, come abbiamo detto in introduzione, una bella lezione. La Serie B è un'altra cosa, la Serie B è questa, e di questa Serie B bisogna tener conto se vuoi effettivamente stare nella parte alta della classifica. Il commento a caldo è giunto alla quinta edizione e quest'anno, oltre al web, ci potrai vedere anche in TV. In 5 anni tante aziende ci hanno scelto. Diventa anche tu partner del commento a caldo e segna un gol fondamentale per la tua azienda. Chiamaci o mandaci un messaggio WhatsApp al 335 699 16 93.